Ed è dunque quarto set. Dopo il successo nel terzo parziale di gioco della Revivre Milano sulla 30-28 che ha di fatto riaperto i giochi, le due formazioni sono ora pronte a giocarsi questo quarto parziale di gioco. Mister Baldovin si affida al sestetto base schierato in campo sin dal primo minuto di gioco. Di contro la Revivre Milano lascia in campo Vinicius Dos Santos, subentrato in corso d'opera nella diagonale d'attacco, e Kauli Kamoa al palleggio. Il set si apre con il servizio del capitano Mattia Rosso, servizio che si ferma sul nastro. Regala il primo punto a Milano, 1-0. Milano di contro risponde con la battuta di Kauli Kamoa. Tiene la ricezione di Padova, contrattacco ancora una volta con Quiroga. La palla però scivola dal perimetro di gioco. 2-0 Milano. Kauli Kamoa al servizio per la Revivre Milano, palla che si insacca sulla rete, regala il primo punto alla Tonazzo, che va ora al servizio con il suo centrale Andrea Mattei. Qualche problema in ricezione per Milano, che di fatto però risponde con questo bagger di prima intenzione che finisce nel perimetro di gioco. Qualche inesattezza nella lettura dell'azione da parte dei giocatori in casa Tonazzo. Regala il 3-1 per Milano. Arriva però la pronta risposta di Padova con Gonzalo Quiroga, che mette a terra questa diagonale vincente che riporta ora Padova sulla meno 1, 2-3. Tonazzo ora al servizio con Giannotti, tiene la ricezione di Milano, contrattacco affidato a Veres, ricostruisce Orduna per ancora una volta per Quiroga, muro di Milano, ancora Quiroga, pallonetto, difesa di Milano, ricostruisce in malo modo, ancora Orduna per il primo tempo di Volpato, azione lunghissima, copertura di Rosso, contrattacco di Orduna per Quiroga, la palla però si infrange nelle mani del muro di Milano che vola ora sulla più 2, 4-2. Milano risponde ora con il servizio di Giorgio De Togni, tiene la ricezione di Balaso, palleggio di prima intenzione di Orduna, letto però benissimo da Peter Veres, che mette le mani alla perfezione sul palleggio di prima intenzione di Orduna e di fatto regala il quinto punto di Milano. Contrattacco ora Padova con Giannotti, tiene la difesa, contrattacco ancora con l'opposto padovano, attenzione però all'attacco pungente di Peter Veres, che sfila però dal perimetro di gioco, permette quindi a Padova di portarsi sul 3-5. Al servizio Gonzalo Quiroga, attenzione però al primo tempo di Padova, che coglie impreparata la difesa di Balaso e compagni, allunga il passo Milano che si porta ora sulla più 3. A
al servizio ora Milan Benz, opposto in casa Meneghina. La palla si insacca sulla rete, dà la possibilità a Padova di riaprire il gioco quando il punteggio è fermo sul 4-6. Colpato al servizio, tiene la ricezione di Milano, primo tempo ben letto però da Padova. Contrattacco di Benz. La palla è out, punto Tonazzo. Di contro la panchina Meneghina chiede di rivedere le immagini, quindi video check dell'ultima azione giudicata out. Palla in campo, punto per Milano, aveva ragione Maranesi a chiedere di rivedere le immagini dell'ultima azione. Milano si porta ora sul più 3, 7-4. Servizio Veres, bene la ricezione Padova, contrattacco di Stefano Giannotti che spiazza lateralmente il muro milanese e mette a terra il pallone che vale il 5-7 per Padova. Orduna al servizio Dos Santos per Kauli Kamoa. Benz spacca le mani del muro padovano e va a prendersi l'ottavo punto di questo quarto parziale di gioco. Valsecchi al servizio, primo tempo di Mattei che si ferma sulle mani del muro. Padova ha la possibilità di ricostruire e non ci pensa due volte il capitano Mattia Rosso con questa parallela perfetta che coglie impreparata la difesa di Milano. Padova ora sul 6-8. La palla però si insacca sulla rete, porta ancora una volta Milano sul più 3, 9-6. Al servizio per Milano Kauli Kamoa. Tiene Balasio in ricezione, Orduna apre il gioco per Chiroga. Attenzione alla risposta di Milano che lo fa con Dos Santos. Tocco a muro che viene ravvisato dal primo arbitro. Regala il decimo punto per Milano. Più 4 per Milano. Ora Kauli Kamoa al servizio, tiene Balasio in ricezione, Giannotti non riesce a contenere Milano questo contrattacco pungente di Giannotti. Attenzione però a un cambio nelle fila di Padova che manda in campo Aguilar per Volpato. Al servizio Andrea Mattei. Tiene la ricezione di Milano, contrattacco, qualche problema nel contrattacco di Milano, non si intendono palleggiatore e attaccante. La palla sfuma lungo la rete. Errore che vale l'ottavo punto per Padova che accorcia ora le distanze e si porta sulla meno 2. Ancora Andrea Mattei al servizio. Contrattacco Milano con Dos Santos che trova però il muro di Gonzalo Chiroga. Dicevamo tra i giocatori
in grande spolvero in questo match. Gonzalo Quiroga, autore nel solo terzo parziale di gioco di ben 7 punti. Attenzione però al servizio di Andrea Mattei che si insacca sulla rete. La palla passa ora nelle mani di Milano quando il punteggio è fermo sul 9-11. Vinicius Dos Santos al servizio per Milano. Qualche problema in ricezione per Padova. Fa sì che Milano arrivi al timeout tecnico sul 12-9. Apro una parentesi per parlare di Gonzalo Quiroga, dicevamo tra i giocatori. La testa, d'accordo? La storia dell'incontro dice che se rimaniamo là, poi abbiamo l'opportunità di riprendere in questo match. Autore nel terzo parziale di gioco di 7 punti. La palla in mezzo ci va sempre Gonzalo, 64% di positività in attacco tra i migliori attaccanti. E ricevete a due, però dopo Stefano Giannotti. Vai, andiamo, via. In questo momento mister Baldovin chiede ai suoi maggiore concentrazione, la volontà di rimanere incollati al punteggio, non lasciare nulla al caso e portarsi a casa il match con questo quarto set, non andare oltre. Le due formazioni tornano in campo. Milano ancora una volta al servizio con Vinicius Dos Santos. Ancora ricezione fallosa ma ripresa in qualche modo da Padova. Mister Baldovin chiede quindi l'apporto di Andrea Garghella in seconda linea. Andrea Garghella chiamato in causa al posto del capitano Mattia Rosso. Ancora Dos Santos al servizio. La palla si ferma però sul nastro e permette quindi a Padova di accorciare le distanze. Lo fa con Stefano Giannotti. Punteggio fermo sulla 10-13. Tiene la ricezione di Milano, ricostruisce, contrattacca ora con Beres. Impresa in difesa di Padova. Attenzione al primo tempo di Giorgio Dettoni che chiama le mani del muro, ma di fatto la palla scivola via e finisce out. Qualcosa da ridire tra Giorgio Dettoni e il primo tecnico mister Baldovin. Attenzione al contrattacco di Milano con Peter Veres che finisce out e permette di proseguire con il servizio di Stefano Giannotti. Nel frattempo mister Maranesi chiede di rivedere le immagini che hanno contraddistinto l'ultima azione di gioco considerata out dal primo arbitro. Attendiamo quindi il detto delle immagini che ci riproporranno quindi la moviola dell'ultima azione di gioco. Ecco il responso arbitrale. Il responso non ravvisa alcuna infrazione a rete, punto della Tonazzo che si porta ora sulla meno 1, 12-13 e continua il turno in battuta di Stefano Giannotti. Attenzione alla risposta di Milano con l'opposto, Milan Benz che cerca in tutti i modi
la linea, ma di fatto la palla fuoriesce dal perimetro di gioco. E quando le due formazioni sono sulla 13 pari, la panchina di Milano chiede una sospensione. In questo momento mister Maranesi chiede ai suoi di rimanere incollati più che mai al match, cercando di lasciare pochi spazi al contrattacco di Padova, che di contro sta facendo il suo per rimanere incollata al parziale e portare a casa 3 punti pieni da questo match casalingo, con il fanalino di coda della classifica, la Revivre Milano. Ancora al servizio Stefano Giannotti, opposto padovano Doc. Tiene la ricezione di Milano, contrattacco, prova in qualche modo Orduna a tenere la palla in campo. Ma la palla finisce nelle mani di Milano, al servizio ora con Giorgio De Togni. Ricezione per Garghella, Orduna per Chiroga, la palla però si impatta nelle mani del muro avversario e permette a Milano di portarsi sul più 2. Time out chiesto dalla panchina di Padova. Ricordiamo quarto parziale di gioco, Padova avanti per 2-7-1. In questo momento Milano conduce per 15-13, due le lunghezze che separano le formazioni in campo. Ancora Milano in campo con Giorgio De Togni. Tiene la ricezione Padova. Palleggio di prima intenzione di Orduna, che coglie impreparata la difesa di Milano. Prodezza che vale il 14° punto per Padova. Chiroga al servizio, tiene la ricezione di Milano, primo tempo vincente di Valsecchi. Allunga Milano, 16-14, più 2 in questo quarto parziale di gioco. Attenzione però al cambio chiamato nelle fila di Milano. Giordano Mattera al servizio al posto di Milan Benz. Dicevamo Giordano Mattera, rinomato per il suo servizio pungente. Tiene Garghella in ricezione, contrattacco Padova che porta la firma di Stefano Giannotti. 15° punto per Padova, che va ora al servizio con il neo entrato Antoine Aguilar, centrale chiamato in causa da mister Baldovino in questo quarto parziale di gioco. Viene alla ricezione di Milano, contrattacca con Veres, non riesce a tenere la difesa Padova. Permette a Milano di mettere a terra il 17° punto con Peter Veres, che vediamo ora in battuta. Peter Veres tra i migliori realizzatori del quarto parziale di gioco con 6 punti. Atten-
attenzione ora all'attacco spedito out da Stefano Giannotti, che porta Milano nuovamente sul più 3, 18-15. Resta ancora al servizio, tiene la ricezione Padova, contrattacca con Andrea Garghella che trova il manie fuori e il sedicesimo punto. Al servizio Santiago Orduna. Contrattacco di Milano che lo fa con Peter Veres, impresa in difesa di Orduna, qualche però imprecisione di troppo fa sì che il terzo tocco rimanga nel campo di Padova. Viene ravvisato un po' di nervosismo nelle fila di Padova. Ecco che mister Baldovin chiede time out per ripristinare quanto sta accadendo nel perimetro di gioco. È fondamentale in questo momento che Padova rimanga incollata al punteggio e non sprechi nessuna occasione. Preziosi per lei 3 punti che potrebbero arrivare con una chiusura del match in questo quarto parziale di gioco. Le due formazioni tornano in campo, servizio in mano alla Revivre Milano con Damiano Valsecchi, tra i giocatori più giovani in forza alla Revivre Milano. Ricezione Padova, contrattacco affidato a Stefano Giannotti. Tonazzo Padova che va ora a prendersi il 17° punto e va ora al servizio con Andrea Garghella, subentrato al capitano Mattia Rosso. Palla che si insacca però sulla rete, regala quindi il 20° punto a Milano, più 3 per la formazione meneghina che va ora al servizio con Kaoli Kamoa. Tiene la ricezione Padova, contrattacco affidato a Stefano Giannotti. Palla si arresta sulle mani del muro di Milano, contrattacco affidato ancora una volta a Stefano Giannotti, che questa volta non ce n'è per nessuno. E mette a terra il pallone che vale il 18-20. Al servizio ora Andrea Mattei. Di gioco del nuovo entrato che ha fermato di fatto il primo tempo di Milano, permettendo quindi a Padova di accorciare nuovamente le distanze e portarsi sul punteggio di 19-20. Padova deve continuare in questa cavalcata che la potrebbe portare ad un passo dal successo. Dicevamo appunto 19-20 il punteggio. Andrea Mattei ancora al servizio, sicuramente tra i più produttivi in questo frangente di gioco. Che
nella ricezione di Milano, contrattacco dalla seconda linea, però tiene la difesa di Andrea Mattei. Ricostruisce il gioco Padova, Camancausa, Stefano Giannotti, attenzione al contrattacco di Milan Benz che buca le mani del muro di Padova, va a prendersi il 21esimo punto che vale il più 2 per Milano. Al servizio ora Vinicius Dos Santos per la Revivre Milano. La palla si insacca sulla rete. 20-21, servizio che viene quindi affidato a Stefano Giannotti. La palla si insacca sulla rete. Regala il 22esimo punto a Milano. Attenzione a Giorgio De Togni al servizio, tiene la ricezione di Padova che si affida ancora una volta a Stefano Giannotti che mette a terra questo pallonetto che fa male in questo momento. L'allenatore. Intanto viene ammonito l'allenatore della Revivre Milano, Marco Marinesi. E frattempo Veres chiede spiegazioni al primo arbitro, convinto che Giorgio De Togni abbia preso la palla prima che toccasse il terreno di gioco, ma di fatto il primo arbitro non lascia spazio ad interpretazioni. Ancora Veres dal primo arbitro che chiede delucidazioni, ma l'arbitro rimanda al mittente le accuse. Attenzione ora però al cambio chiamato nelle fila dalla Tonazzo Padova. In campo Stefano Gozzo per Santiago Orduna. In questo modo si alza la prima linea in termini di centimetri. Servizio pungente di Gonzalo Quiroga. Ace che vale il 22esimo punto. 22 pari. E tutto il pubblico del Palafabris incita la formazione di casa. Attenzione al contrattacco di Milano, ancora una volta con Benz. Non riesce a tenere la difesa della Tonazzo. Nuovo cambio in prima linea, mister Baldovin richiama in campo Santiago Orduna per Stefano Gozzo. Attenzione ora a Benz, ma la palla si insacca sulla rete. Attenzione, 23 pari. Servizio ora per Antoine Aguilar. Palla che sfiora il nastro. Attenzione ora, Benz tiene in qualche modo la difesa di Padova, contrattacca però Milano che mette a terra il pallone del 24-23. Attenzione, fasi delicatissime di gioco. In questo momento Maranesi manda in campo anche Alessandro Preti, che con Damiano Valsecchi è sicuramente tra i più giovani in casa Milano, fatta eccezione forse di Bermudez, classe 94. Tiene la ricezione di Padova, contrattacco che porta la firma di Stefano Giannotti. 24 pari. Ecco che mister Baldovin chiama nuovamente in casa Mattia Rosso per Andrea Garghella, il capitano.
torna in campo dopo il buon lavoro in seconda linea di Andrea Garghella. Padova sul 24 pari. Va al servizio con il suo palleggiatore Santiago Orduna. Ricezione di Milano, ricostruisce Benz, che trova un varco nel muro e mette a terra il pallone del 25-24. Attenzione, fase cruciale di gioco per la Revivere Milano. Ora al servizio con Damiano Valsecchi. Tiene la ricezione Padova, Orduna per Giannotti. Palla staccata da rete, ma nessuno ferma Stefano Giannotti, che porta quindi Padova alla parità 25-25. Al servizio del capitano Mattia Rosso. Qualche problema in ricezione per Milano, che contrattacca però e trova questo contrattacco ficcante che regala di fatto il 26esimo punto a Milano. Milano che va ora al servizio con Kaoli Kamoa. Balazzo per Orduna, sfiora Mattei. Attenzione al contrattacco di Milano, ma trova il muro di Andrea Mattei. Grande crescita per Andrea Mattei. Sul punteggio di 26 pari tocca proprio ad Andrea Mattei continuare l'impresa. Attenzione al contrattacco di Milano, che trova questo varco a muro. Azione che per alcuni tratti sembrava aver toccato l'asta, ma di fatto la coppia arbitrale ravvisa un tocco a muro. Attenzione ora, 26-27, palla nelle mani di Milano, tiene la ricezione Orduna per Giannotti con questo pallonetto spinto che riporta Padova alla parità 27-27. Stefano Giannotti al servizio per Latonazzo. Cessione di Milano, contrattacco di Veres che trova però le mani del muro di Padova. Attenzione a Benz. Fallosa la difesa di Padova sul contrattacco di Milano. 28esimo punto per la Revere Milano. 28-27. De Togni riceve Balazzo, Orduna per Giannotti, palla staccata da rete. Attenzione a Benz, tiene però il muro e la difesa di Padova. E superlativo Giannotti, che palla ragazzi! Stefano Giannotti riporta tutto sulla 28 pari. Attenzione, attenzione, l'entusiasmo non ha fatto, l'entusiasmo del Palafabris di fatto va contro al giudizio arbitrale che assegna il punto a Milano, che si aggiudica quindi questo quarto parziale di gioco. Le sorti del match vengono quindi rimandate al quinto set.